Come ti chiami? E Maria Albergati, 5 sei nata quando? novembre del 1923. E nel 1946 che cosa ricordi? Mi ricordo che pioveva prima di tutto, che siamo partiti da casa insieme, mio papà, mia mamma e me, e siamo andati a votare. Vestiti come da domenica, Sì. insomma, vestiti bene e con una grande emozione perché non l'avevamo mai fatto. Soprattutto alle donne. Soprattutto, ma neanche gli uomini. Perché durante, sì, durante il fascismo. E poi quando siamo usciti tutti e tre insieme, un dipendente, come chiamarlo? Dopo aver Dopo votato? aver votato, Sì. quando siamo usciti, un inserviente, come chiamarlo così? Sì, un usciere, non Un so. usciente, tutta la famiglia reale ha votato. Cioè, la famiglia reale ha votato. Ma E noi che eravamo in l'ha detto piemontese. in piemontese, certo. E l'ha detto perché? Cioè. Ma a vederci, secondo lui, gli ispiravamo quel giudizio lì, Cioè, e che aveva. infatti era anche vero, aveva indovinato perché avevamo votato tutti e tre per la Per la monarchia. monarchia, certo. E dei giorni prima, dunque tu all'epoca lavoravi. Lavoravo all'Anafir Sì. Sì, in un ufficio di direzione, devo dirti, amministrativo di. un ufficio amministrativo, dove c'erano anche delle persone molto più istruite di me e si facevano anche dei dibattiti nei momenti di pausa. E da loro avevo già capito molte cose, però noi eravamo convinti che era più sicura la monarchia della Repubblica. Sì. E così in casa c'era quell'opinione lì. Sì, tradizione sabauda potremmo Ecco, dire. ecco. Però se ne parlava molto, no? Si parlava molto di Sì, politica in quei moltissimo. giorni. Anche se incontravo qualche amico, amica, così. Generalmente gli uomini protendevano, i giovani protendevano tutti per la Repubblica. Sì. Ecco. E le donne non tutte se ne occupavano, boh, non sono le amiche, un po' sì, un po' no, ma non era così prevalente come negli uomini, Sì, ecco. all'epoca erano più gli uomini che si interessavano di politica. Quindi gli uomini più per la Repubblica e le donne più per la monarchia? Sì, non tutte le donne si interessavano, diciamo, alla cosa, dovessi dire. Quelle persone che conoscevo io, metà e metà, diciamo, che si occupavano di politica. Sì. Il mio giro era quello, Sì. insomma. E quando avete saputo i risultati del referendum, come sono stati commentati in casa? In casa un po' delusi, senza proprio sapere a cosa si andava incontro, Sì. perché sapevamo cosa c'era stato, e anche se all'ultimo non è che avesse brillato, Sì, certo, diciamo, certo. però si pensava che era. Andavi incontro a una cosa che non conoscevi. Avendo già l'esperienza, insomma, di un regime che era finito piuttosto male, insomma. Non saprei cosa dire, tra l'altro. Va bene. Ok, grazie. Prego.